Ah, se sentite gnac 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 è il cane che sta pranzando perché è un po' tardi. Prima di iniziare comunque signori ricordate di lasciare un commento con scritto hashtag DNB così almeno i vostri commenti li leggerò settimana prossima. Ah raga, questo episodio probabilmente lo vedrete verso le 3 se riesco, 2 e mezzo forse non ce la faccio. Però mi create una canzone con questi suoni? Cioè voi che siete capaci, io vi faccio dei suoni, voi a perdere tempo create una canzone. Nala! Brava Nala! Mi annoiavo, voglio vedere se esce fuori qualcosa, se siete in grado di fare qualcosa. Se la fate, mettetela, non lo so, su Instagram, che è un Instagram del Key, mettetela su Instagram e taggatemi. Bella ragazzi, benvenuti qui in questo mio nuovo incredibile, fantastico e fantasioso lunedì, signore, lunedì, lunedì. Che umiliazione, andare in fabbrica a servizio del padrone. Non odiatemi ragazzi, era un coro da dodicenni, per favore, non l'ho neanche finito apposta. Comunque, Balotelli torna in Serie A. Wow! Bentornati oggi signori sul Bed & Breakfast, oggi ho i rigoli, raga, quindi c'ho i rigoli, quindi io pretendo 25.000 like per i rigoli. Per forza, se questo video non arriva a 25.000 like, non faccio più Bed & Breakfast. Finita, per sempre. Che cazzo, c'ho i rigoli, 25k like. Me ne mangio pure una faccia vostra, porco de due. Quanto mi mancavano. Comunque, raga, oggi episodio molto veloce e molto poco ortodosso. Perché abbiamo degli argomenti un po' strani di cui parlare. Ovviamente leggerò i vostri commenti poi nell'ultimo blocco, no? Allora, innanzitutto volevo dirvi che no, il video di ieri non l'ho editato io. Si vede, non è che l'ho cercato di nascondere. Ma non l'ho editato io per un semplice motivo. Perché quei file, il mio PC, non li reggeva. Io li mettevo su Sony Vegas e non li reggeva. Quindi, dato che abbiamo un montatore o una montatrice, dipende dai giorni, ho detto vabbè, sì, salvami il culo, fammelo te. Ti supplico, fammi questo favore perché sennò io non posso mettere video. E lui mi ha detto dai, e io mi ha chiesto come lo faccio. E io fallo come lo fai sempre, cioè nel senso. E qualcuno si è anche incazzato perché io non avevo editato quel video. Ma io sul canale non so quanti video ho. Più di 1.000 penso, non ne ho idea. Metti caso che so 1.000 sul serio, no? Io ne ho editati 998. Che su 1.000 mi sembra, no? Una percentuale abbastanza alta. Non ne ho editati due. Questo è quello del milione. Ma perché in quel caso era un lavoro commissionato. In questo caso era un AO. Porca Eva, non so come fa. Aiutami te. Sono rimasto un po' basito da questa cosa. Perché, cioè, io ho editato 998 video, metti, su 1.000. Conosco youtuber, amici, conoscenti, gente che non ne editano neanche uno. Perché loro registrano e passano i file al montatore. Ma non è sbagliato. E non è un reato farsi editare i video dagli altri, signori. Cioè, semplicemente è una cosa comoda. È una cosa comoda, tanto quello che è il video lo fa molto l'edit in effetti, questo è vero. Però all'interno del video ci sono io, quindi non è una cosa sbagliata. Io ci ho pensato tante volte a prendere un montatore che mi aiutasse magari con la metà dei video, così avrei il doppio del tempo per fare altre cose, capito? Cioè, se io ci avessi un ragazzo o una ragazza che mi edita ogni singolo video della mia vita, ho tutte le giornate libere per sempre, per tutta la vita. Perché dai quel lavoro a un altro, pagandolo in natura, in droga, in quelle cose che si fanno. Però ce l'ho, quindi non vi incazzate se ho fatto editare un video a un'altra persona. Perché il mio computer non reggeva i file. Come lo editavo, eh? Li mettevo nel culo e lo editavo all'interno del mio corpo e poi vomitavo un MP4. Quindi, raga, io spezzerei un mini rigolo a tutti quelli che si sono arrabbiati e digli: scialla, raga, calma. Nel senso, non è importante. Non così importante. Il video ad alcuni è piaciuto, ad altri no. L'audio sì, raga, è un problema. Infatti, i prossimi li facciamo a casa mia e li edito io con la mia telecamera. Poteva andare molto meglio il video se l'avessi editato io col mio stile e se l'avessimo fatto qui in questa stanza. Perché quello stile e quello sfondo è Boozers, mentre se è il mio canale è diverso. Però era un esperimento che volevo fare per vedere un po' come reagivate. Avete reagito più o meno bene, perché 25.000 like, 120.000 views, quindi è andato bene. Vi ringrazio. Ma chi? Ci ringrazia, no? Ci ringrazia. Poi, raga, io ho scoperto una cosa incredibile. Non capisco il perché, però a quanto pare proprio, cioè, ci sta proprio l'Electronic Arts, no? Che collabora in tutto il mondo con tantissimi, tantissimi YouTuber, proprio tanti, 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 no? Incredibilmente, proprio il più importante del mondo è Ron, a quanto pare, perché Ron riesce a trovare Messi grazie all'EA Sports e tutti gli altri del mondo che collaborano con l'EA Sports, no. E soprattutto Ron collabora con l'EA Sports Italia. Quale valore potrebbe avere EA Sports Italia per decidere di mettere Messi nei pacchetti di Ron? Cioè, nel senso, io spezzerei un altro mini rigolo per quelli che pensano questa cosa perché è veramente complicato da credere, eh? Ma veramente, veramente tanto. L'EA Sports non può darti un pacchetto
con dentro degli specifici giocatori. E non può neanche fare in modo che tu sul tuo account possa aprire quel determinato pacchetto, perché sono casuali, saranno gestiti da uno strano algoritmo che decide gli eSports, che infatti funziona male. Non può decidere quale giocatore trovi nei pacchetti. Non capisco. Allora, mo si è creata, o come ogni anno, perché vabbè, si è creata questa guerra dei toti, no? È un po' esagerato, nel senso, so, carte su FIFA, capisco che te danno 1 milione di views, sarei stato felicissimo anche io di trovarmi questi toti, mi sarei fatto una pippa e avrei sborrato su Nava probabilmente. Però l'ho vista proprio troppo intensa quest'anno, capito? C'era proprio la gente che proprio ci aveva voglia di trovare sti toti, perché se trovi il toti sei migliore di un altro youtuber. Non è vero. Cioè, se tu fai video di merda, trovi un Messi toti, non dico altri giocatori perché sennò pensate che sto facendo delle frecciatine che non sto facendo, sono solo esempi. Non sei migliore di quello che non l'ha trovato. Se io avessi trovato Messi toti e Ron no, non mi sarei giudicato migliore di Ron. Mi sarei giudicato più sculato. Non mi sarei giudicato migliore di Dexter. Mi sarei giudicato più sculato. Non mi sarei giudicato migliore di Joker. Mi sarei giudicato più sculato. Ho detto dei nomi a caso, raga, per favore, mo non mi fate mettere i virgole e i punti su dappertutto, perché sennò finiamo domani. Quindi, con più sciallezza, la prossima volta si sistemano tutte le cosette, no? Quindi non va ammazzate per i toti, raga, tanto tra 4 mesi FIFA è finito. Tra 7 mesi ne esce un altro. Poi che uno rosica perché Ron trova Messi, ci sta. È ovvio, cioè, cazzo, trovi Messi, porco due, mortacci due, vengo lì, ti accoltello e ti rubo la play. Però no, raga, no, cioè, non arrivate a sti livelli, ve prego, ve prego, ve supplico, ve supplico. Cioè, ti offro un rigolo, poi rigolo. Ti offro un rigolo, ma non arriva a sti livelli. Non ci arriva. Poi ho scoperto pure un'altra cosa, oh. Manala, ma tu lo sapevi che io c'ho un Rolex falso? Non lo sapevi, eh? No, non lo sapevo, porrello. Chi è sta faccia? Hai già mangiato, eh? Hai già mangiato tu, eh? Ho scoperto che c'ho un Rolex falso, io. Io non posso fare storie in cui inquadro l'orologio, che non ho adesso. Pensate quanto proprio... Cioè, proprio lo fa vedere a tutti. Non posso fare storia. Io ho fatto una storia perché era 1:30 e dovevo far vedere che era 1:30. Io ho un solo orologio, che è quello. Non posso fare una storia inquadrando l'ora del mio telefono, perché sto usando il telefono per fare la storia. Mi sembra abbastanza logica come cosa. Devo far vedere che è 1:30. E l'unico cazzo di orologio che mi dice che è 1:30, ce l'ho al polso, lo devo inquadrare. Non è che possa andare in camera, inquadrare lo schermo del PC per far vedere che è 1:30 e poi correre in cucina per far vedere quello che mi sto cucinando. Perché era una storia in cui facevo vedere che a 1:30 stavo mangiando, perché... perché avevo fame. Non stavo in chimica, ma avevo fame. Io innocentemente ho fatto... È 1:30 e ho inquadrato la padella. La gente insorge. La gente proprio sale allo scandalo. Dici, ah, hai fatto la storia solo per far vedere il Rolex. Fratello, se io volessi far vedere solo il Rolex, l'avrei fatto da 2 anni a questa parte. Ho fatto 2 foto con Rolex, perché costa e perché mi piace. Ma non è per farvelo vedere. Cioè, io le cose che compro a me non le compro per vantarmene con gli altri. Perché è un Rolex, ok, ma ci sono tantissimi altri orologi che costano il doppio, il triplo, il quadruplo. Io non sono, come ho detto, neanche un appassionato di orologi. La mia poca cultura che ho la devo a Frax, perché Frax è un pazzo. Mi ricordo che c'era un giochino in cui ti faceva vedere l'immagine dell'orologio di tutti gli orologi del mondo e tu dovevi indovinare qual era, e non ne sbagliava neanche una. Quindi piano piano, essendo comunque amico, frequentando Frax, piano piano la scimmia del mi compro un orologio figo mi è arrivata, beh, è venuta pure a me, e l'ho fatto, ma per me stesso, non per farvelo vedere nelle storie di Instagram, perché sennò allora vi dovrei far vedere tutte le cose che ciò che costano, non ha senso. Poi c'è la gente che va a chiedere nei forum di orologi, facendo lo screen della mia storia, scrivendo, mi potete dire se questo orologio è falso? Ma perché ci dovrei avere un Rolex falso al polso? Che cazzo c'è? Quindi, a parte Ron che ha raccomandato e tante altre piccole cose, leggiamo un po' di commenti che avete lasciato sotto l'ultimo Dread and Breakfast. È andato molto bene. Mi avete detto molte cose sull'applicazione. Gli esercizi purtroppo adesso li sto facendo un po' di meno perché ho molto meno tempo. Perché vi avevo chiesto che cosa avevate fatto durante questa settimana. Jessica ci dice che martedì ha avuto un'importantissima verifica di storia, pensate un po', per la quale ero preparatissima. La mia classe ha voluto scrivere un messaggio al prof per spostarla. Lui disse di no. Il giorno dopo, metà classe assente. Ignorante di merda. Jessica, cioè, se sei l'unica che studia, mi dispiace. Non studia. Oh, Alessio. In questa settimana mi è finita l'erba. Mi dispiace. Provo a nadare fioraio magari. Sì, il Dread and Breakfast, ragazzi, ci va sempre in tendenza, perché me lo dice Davis, un DMB nelle tendenze. Sì, ci va sempre, ma di notte per un'ora e poi sparisce. Ero 29esimo in tendenza, Cristo. Simone ci dice: beati voi che riuscite a fare video su YouTube. Sono 2 settimane che studio come un maiale egiziano. Mi dispiace, Simone, però ognuno fa le sue cose. Io ti potrei dire: beato te che stai a studiare una cosa che ti interessa. Io faccio video 24 ore al giorno.
È la stessa cosa, dipende da quello che uno fa. Roberto Pipino, ho speso 100 euro per i doti e ho trovato come più forte Manolas. Sdrogo. Dai. Come si fa a mangiare fette biscottate e latte? Cara Nancy, Teddy Piker. No, non ce l'ho, però le prendi, le spezzi e le infili col cucchiaino e le mangi. È difficile, ma ti alleni e ce la fai. Mattia, dai. Scritto con la I. Dread, continua così, sei un grande. Se puoi spezzarmi un rigolo, mi fai contento. Frate, io non solo lo spezzo. Lo metto nel latte e me lo mangio pure per te. Alla facciaccia tua. Vabbè, raga, comunque, grazie mille a tutti per il supporto, per tutto quanto. Ricordate di arrivare a 25.000 like per questo episodio. Scrivermi un commento con l'hashtag DMB così lo leggo la settimana prossima. Noi ci sentiamo stasera. Dovrebbe tornare il Rotocommander. Dovrebbe tornare il Rotocommander. Ce la dovrei fare. Scusate questa pausa, non è voluta. Cazzo, non vedete più la voce, sentite solo l'audio. Quindi vi saluto. Arbuio, bella.